Il calcio italiano vive un periodo di profonda crisi e attenzione perché potrebbe esserci una svolta per quello che è il futuro della Lega Serie A, che in questo momento, tra la vicenda Juventus e tutto quello che gira attorno, sta vivendo dei mesi particolarmente complicati. E per ultimo c'è stata anche la famosa grazia di Gravina sul caso Lukaku, che secondo me ha ulteriormente, diciamo, complicato le cose. Ma attenzione che ci sono novità da questo punto di vista, ci sono novità anche per quanto riguarda i famosi diritti TV. E quindi scopriamo il dettaglio che sta succedendo, perché la novità di oggi è particolarmente interessante. Io vi ricordo come sempre che qui su FCM Sport sarete costantemente aggiornati sulle vicende della Juventus, quindi se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella e supportateci con un semplice like. Andiamo alla notizia, perché ci sarà definitivamente il prossimo 5 maggio, è pubblicato entro la fine del mese di maggio, il bando per la nuova Lega Serie A. Abbiamo parlato di questa nuova idea che sta cercando di sviluppare la Lega Calcio per avere più soldi possibili, perché si è resa conto che in questo momento ha necessità di vendere il proprio prodotto, che però negli ultimi anni ha perso molto ma molto appeal. Andiamo a leggere proprio il comunicato ufficiale della Lega. L'assemblea odierna ha iniziato a discutere in merito all'invito ad offrire per i prossimi diritti audiovisivi per il ciclo post 24, analizzando il quadro normativo del prossimo bando elaborato dalla commissione diritti televisivi delle riunioni negli ultimi mesi. Il prossimo appuntamento del 5 maggio sarà l'occasione per definire i pacchetti dell'invito ad offrire, che sarà poi pubblicato entro la metà del mese prossimo. Quindi di fatto il 5 maggio, data molto particolare per tifosi di Juve e Inter, ci sarà il bando per il nuovo piano, e il nuovo piano per avere addirittura 1 miliardo di euro ai diritti TV è il famoso, ve l'abbiamo già parlato qualche giorno fa, bando Matrioska, cioè un pacchetto che dovrebbe contenere più emittenti televisive che possono trasmettere tutte in coesclusiva la Lega Serie A, la Serie A, e quindi Sky e DAZN dovrebbero in qualche modo mangiarsi questa torta insieme, detta così, cioè potrebbero avere le 9 partite in coesclusiva, e attenzione alla 10ª partita di cui abbiamo già parlato, che non sarebbe in nessuna delle due piattaforme, perché sarà poi di fatto un altro piattaforma a doversela giudicare, un po' un sistema simile a quello della Champions League. Infatti pensiamoci, la Champions League come funziona: tutte le partite le puoi vedere o su Sky o su Mediaset Infinity, e ce n'è solo una, che è quella la migliore del mercoledì, che la puoi vedere solo su Amazon Prime. Ecco, una stessa situazione molto simile sarà verrà sviluppata anche su per quanto riguarda il calcio italiano, e quindi la Serie A. Un'opzione che sembra un po' accontentare intanto tutte, quindi poi sarà una scelta propria se fare il pacchetto Sky o il pacchetto DAZN. Probabilmente lì ci sarà anche un po' una sorta di scelta nei prezzi, cioè quella che mi conviene di più da un punto di vista economico io la vado poi a sviluppare. Bisognerà mettersi d'accordo proprio sul prezzo, perché è chiaro che a quel punto non potrà essere da zona molto più alto o più basso di Sky, è chiaro che bisognerà fare una scelta, e poi ci sarà un pacchetto che ti dovrai fare obbligatoriamente ad un'altra piattaforma. Attenzione, perché poi tra l'altro un'altra idea che sta prendendo piede e che francamente sembra anche un po' strana, e a cui si è in qualche modo ha detto no anche la Juventus, ma ne parleremo, è un nuovo progetto della radio TV della Serie A, della Lega Calcio. Infatti i club durante l'assemblea hanno votato per poter accogliere o meno questa nuova idea. Leggiamo: la Lega Serie A avrà un proprio canale radio sviluppato insieme ai partner RDS, che affiancherà la Lega nello stesso progetto. La Lega lo ha proprio comunicato in una comunicato ufficiale. I gruppi in lizza per questa radio erano RTL, RDS e il gruppo Tribo. Alla fine credo che abbia avuto la meglio RDS, e quindi questo è già una nuova idea. Sarà di fatto una radio tutta concentrata sul discorso Lega Serie A, ed è tra l'altro ufficiale ora che sarà proprio
RDS ad affiancarsi a questa nuova idea. Si è svolta oggi in videoconferenza con la partecipazione di tutte le associate l'assemblea della Lega Serie A relativamente all'individuazione dell'advisor che affiancherà la Lega Serie A nell'analisi delle proposte di finanziamento e private. Il consiglio di Lega ha ridotto le candidature ricevute da 10 a 6 e quindi per il 5 maggio i club individueranno all'interno della lista delle 6 società i partner che li accompagneranno in questo percorso. Inoltre è stata appunto affidata a RDS questa nuova idea. Lega Serie A ha anche un proprio canale radio sviluppato insieme al partner RDS che affiancherà la Lega stessa nel progetto. Poi ha parlato anche dei nuovi diritti TV, ovviamente come abbiamo raccontato c'è questo pacchetto diverso. È chiaro però che, come diciamo spesso, l'idea di poter sviluppare queste nuove iniziative ci sta, perché comunque ci si deve allargare, però negli ultimi anni la Lega Serie A ha dato dimostrazione di essere non esattamente all'avanguardia. Cioè, nel senso che le tante decisioni in questo momento contro i tifosi juventini che li stanno facendo infuriare, quindi li stanno facendo allontanare, anche negli ultimi anni come si è scelto di adottare delle scelte importanti. Cioè, facciamo un esempio, la scelta di affidare tutta la Serie A ad DAZN, che è una piattaforma che ancora oggi presenta dei limiti, presenta delle problematiche, presenta dei dubbi per quanto riguarda l'utente finale. Queste sono cose a cui si deve dar conto, a cui si deve sicuramente dare un occhio. Staremo a vedere, il problema però fondamentale è uno: sarà in grado il nuovo progetto della Lega Serie A a dare un prodotto efficiente? Io credo che con la divisione Sky DAZN si sia fatta una buona scelta, perché dai la possibilità di scegliere. C'è chi vuole un prodotto un po' più tecnologico, quindi DAZN può essere adatto più per i giovani, c'è chi invece è più legato alle tradizioni e quindi Sky è il pacchetto ideale per loro. Questa secondo me è l'idea migliore, perché fino ad oggi per vedere tutta la Serie A deve avere DAZN, e per avere DAZN deve avere un sistema internet efficientissimo, perché se dovessi avere anche un minimo problema da un punto di vista proprio di rete, beh, a quel punto è un guaio. E ripeto, non penso tanto ai giovani che riescono in un modo o nell'altro a sopperire a tutte queste vicende. Sappiamo che in un modo o nell'altro c'è possibilità di risolvere, perché passi dalla linea wifi alla rete al 4G, e quindi in qualche modo ce la fai. Io invece immagino chi magari è un po' più grande, i nostri nonni o i nostri papà un po' più grandi, ecco, alla prima difficoltà non è che stanno lì a staccare il wifi, a mettere il 4G, a trovare una nuova rete, cioè spengono la TV e arrivederci, grazie, l'indomani sono nel negozio di riferimento a lamentarsi del problema. Ecco, la scelta di poter affiancare il progetto Sky e quindi classica parabola per poter vedere il calcio, secondo me è una soluzione più interessante. Certo è però, c'è da vedere come reagirà il popolo Juve a questa situazione, perché il popolo Juve, che in questo momento è indignato con la Lega Calcio, vedremo che effetto avrà tutto questo sulla scelta dei nuovi pacchetti. Io voglio sapere che pensate voi di tutta questa vicenda, di questa nuova idea della radio, con questo comunicato ufficiale della Lega Calcio che ha appunto ufficializzato questa nuova idea della radio della Serie A, che avrà anche tra l'altro un canale, sarà interessante da seguire, vedremo come si svilupperà. Voi sapere che pensate, parliamo qui sotto nei commenti.